Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Conclusosi il pagamento delle pensioni di maggio 2023, sono milioni i pensionati che si chiedono se a giugno arriveranno i tanto attesi aumenti delle pensioni minime. In questo video facciamo brevemente il punto della situazione ad oggi, domenica 7 maggio 2023. Prima di visionare il video, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale, naturalmente è tutto gratuito. Se volete inoltre potete abbonarvi al canale schiacciando il tasto abbonati e donare una piccola cifra per supportarci e continuare a pubblicare nuovi contenuti. Gli abbonati potranno partecipare a una chat esclusiva in un video in cui risponderemo alle domande e ai vari dubbi. Bene, partiamo. Come sappiamo, nel mese di aprile INPS ha rilasciato una circolare in cui avvisava finalmente riguardo l'aumento delle pensioni minime, le ultime a non essere rivalutate, ovvero a 572 euro per gli under 75 e a 600 euro per gli over 75. Ciò nonostante, INPS non ha più pubblicato notizie successivamente per informare i pensionati quando effettivamente tali aumenti saranno pagati. Bene, già con l'arrivo delle disposizioni di maggio 2023, lo scorso mese, si era appreso che purtroppo anche nella mensilità appena pagata non sarebbero arrivati tali aumenti. Ad oggi, 7 maggio 2023, ancora tutto tace, non si hanno notizie. Solo brutte notizie in realtà, dopo che il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 1 maggio, non ha portato evidenti novità per quanto riguarda le pensioni. Anzi, il capitolo pensioni non è stato per nulla affrontato. La mia sensazione è che INPS anche questo mese potrebbe far finta di niente, dato che tra una settimana o poco più dovrebbero già arrivare le disposizioni dei pagamenti di giugno e capire effettivamente l'importo, anche se poi bisogna attendere come sempre il cedolino. Se da qui a una settimana non si avranno notizie con un'ulteriore circolare INPS riguardo l'effettivo pagamento degli aumenti delle minime per via della perequazione, purtroppo anche questo mese salterà. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere come sempre qui sotto nei commenti del video. Bene, e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.